libro di cui vi sto per parlare l'ho preso, me lo sono comprato su internet appena ho sentito che Tim Burton stava preparando il film, e su internet perché ho preferito leggerlo in inglese. In italiano Miss Peregrine's Home for Peculiar Children è stato tradotto La casa per bambini speciali di Miss Peregrine, edito dalla Rizzoli. Non so adesso la Rizzoli come abbia reso l'interno, ad esempio l'inizio dei capitoli è sempre molto decorato, ogni capitolo ha questa decorazione, poi è pieno di foto. Infatti questa è stata la prima sorpresa che ho trovato appena mi è arrivato a casa il libro, perché io non sapevo che ci fossero così tante foto in bianco e nero, che io adoro. Già guardando la copertina comunque si capisce perché Tim Burton abbia scelto un libro del genere, c'è questa bambina che vola praticamente, fluttua sul terreno. Iniziando a leggere mi è sembrato che comunque la storia, la narrazione procedesse un po' troppo lenta, non arrivava mai al dunque, al centro della storia. In realtà poi andando avanti mi sono resa conto che tutti i dettagli che venivano messi all'inizio poi erano necessari per togliere dei nodi che poi si sviluppavano più avanti. Il protagonista è Jacob, è un ragazzo cresciuto con le storie del nonno, delle storie che tutti credevano assurde, incredibili, e Jacob stesso, sebbene un bambino, faceva fatica a credere ai racconti di suo nonno. Questi avevano come protagonisti dei bambini con poteri speciali, appunto, che vivevano in un luogo in cui lui stesso aveva vissuto, in un'isola della Scozia, in una casa gestita da Miss Peregrine. La prova dell'esistenza di questi bambini è data dalle foto che erano in possesso del nonno di Jacob e che sono appunto quelle che troviamo nel libro. Ogni foto ritraeva un bambino con dei poteri speciali, ad esempio un ragazzo al cui interno vivevano delle api. Questo sarebbe questa foto qui. E altri, la bambina che vola della copertina, una bambina estremamente forte che riusciva ad alzare una pietra enorme, eccetera. Dopo la morte cruenta e misteriosa del nonno, Jacob entra in terapia da uno psicologo perché crede di aver visto un mostro che aveva ucciso il nonno, appunto. Sicuramente e le storie del nonno avevano anche come protagonisti questi mostri, quindi lo psicologo non fa altro che far capire al bambino che si è appunto fatto influenzare troppo dalle storie del nonno. Comunque consiglia a Jacob di andare sull'isola della Scozia dove era vissuto il nonno da bambino, dove era cresciuto. Jacob parte dall'America, va in Scozia con il padre e mentre questo è comunque preso da altre attività, va ad esplorare la casa distrutta ormai in cui aveva vissuto Miss Peregrine e i bambini. E qui chi incontra? I bambini stessi, questi bambini con poteri speciali che lo portano con loro da Miss Peregrine in un mondo parallelo. Praticamente questi bambini continuavano a vivere in un loop. C'era sempre la stessa giornata, il 3 settembre 1940, che si ripeteva all'infinito. La giornata si interrompeva nel momento prima in cui la bomba della Seconda Guerra Mondiale sarebbe dovuta cadere sulla casa distruggendola. Questi bambini hanno mantenuto quindi l'aspetto di bambini, sebbene molti avessero più di 80 anni, anche oltre 100 anni. Dopo una serie di avventure vissute con questi bambini, eccetera, Jacob deve decidere se restare a vivere con loro e Miss Peregrine in questo mondo speciale o continuare la sua vita normale, però triste. Curiosando su internet ho scoperto la storia della nascita di questo libro. In realtà Ransom Riggs, che non ho detto è l'autore, è un appassionato di foto antiche, di foto che lui trova nei mercatini delle pulci e quindi la sua intenzione era quella di fare un libro di foto principalmente. Poi è stata la casa editrice a vederci lungo e a invitarlo a scrivere un romanzo vero e proprio, prendendo spunto da quelle foto.
In realtà le foto che ci sono in questo libro sono state prese da varie collezioni private. Alla fine c'è una lista di tutte le collezioni per ogni foto che è presente nel libro, appunto, la collezione privata relativa. Quasi nessuna è stata ritoccata, solo alcune leggermente, e sono foto molto strane, che hanno come protagonisti dei ragazzi e dei bambini. Questa scoperta, cioè capire che alla fine c'era dietro la casa editrice, non è stata proprio un frutto della creatività spontanea dell'autore, non mi ha dato fastidio perché comunque è una storia fatta bene. Alla fine è stata sfruttata la passione dell'autore per le foto e lui si vede proprio che da ogni foto ha dato sfogo alla sua fantasia, perché io mentre leggevo proprio mi immaginavo l'autore che guardava una foto e inventava un potere speciale per ogni ragazzo che vi era ritratto. Volevo fare solo un'osservazione sulla scelta di traduzione. Allora, Miss Peregrine, il nome di Miss Peregrine fa riferimento ad una specie di uccello, il falco pellegrino. E i bambini, e questo fa riferimento al fatto che Miss Peregrine è capace di trasformarsi in un uccello, in un falco pellegrino, appunto. E si riferisce anche al soprannome che i bambini avevano dato a questa signora, e cioè Bird. Ora io non so nell'italiano come è stato tradotto questo soprannome, o se è stato tradotto, non lo so, però si perde sicuramente la relazione tra il falco pellegrino e Miss Peregrine, perché il nome di Miss Peregrine è rimasto non tradotto nel titolo, ho visto, almeno è rimasto così. Peccato, però. Purtroppo. Ultima cosa, sul canale YouTube della casa editrice Quirk Books c'è un book trailer del libro che è bellissimo, mi è piaciuto tantissimo, quindi vi consiglio, mi metto il link. E poi invece sul sito, anche questo mi metto il link, dell'autore c'è un video in cui lui parla di questa passione per le foto in bianco e nero. E io aspetto con trepidazione il film di Tim Burton.